Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. E oggi anche buona festa, perché oggi si celebra la solennità di Pentecoste. Si celebra l'effusione dello Spirito Santo sugli Apostoli, avvenuta 50 giorni dopo la Pasqua. Gesù lo aveva promesso più volte nella liturgia odierna. Il Vangelo riporta una di queste promesse, quando Gesù disse ai discepoli: «Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà ciò che io vi ho detto». Ecco cosa fa lo Spirito: insegna e ricorda quanto Cristo ha detto. Riflettiamo su queste due azioni, insegnare e ricordare, perché è così che Egli fa entrare nei nostri cuori il Vangelo di Gesù. Anzitutto lo Spirito Santo insegna. In questo modo ci aiuta a superare un ostacolo che si presenta nell'esperienza di fede, quello della distanza. Lui ci aiuta a superare l'ostacolo della distanza nell'esperienza di fede. Infatti può sorgere il dubbio che tra il Vangelo e la vita di tutti i giorni ci sia molta distanza. Gesù è vissuto 2000 anni fa, erano altri tempi, altre situazioni, e dunque il Vangelo sembra superato, sembra inadeguato a parlare al nostro oggi con le sue esigenze e i suoi problemi. Viene anche a noi questo interrogativo: cosa può dire il Vangelo nell'epoca dell'internet? Nell'epoca della globalizzazione, come può incidere la sua parola? Possiamo dire che lo Spirito Santo è specialista nel colmare la distanza. Lui sa colmare le distanze, ci insegna a superarle. È lui chi collega l'insegnamento di Gesù con ogni tempo e ogni persona. Con lui le parole di Cristo non sono un ricordo, no, le parole di Cristo, per la forza dello Spirito Santo, diventano vive oggi. Lo Spirito le rende vive per noi. Attraverso la Sacra Scrittura ci parla e ci orienta nel presente. Lo Spirito Santo non teme lo scorrere dei secoli, anzi, rende i credenti attenti ai problemi e alle vicende del loro tempo. Lo Spirito Santo, infatti, quanto insegna, attualizza. Mantiene la fede sempre giovane. Noi rischiamo di fare della fede una cosa da museo, è il rischio, eh? Lui invece la mette al passo con i tempi, sempre al giorno, la fede al giorno, e questo è il suo lavoro, perché lo Spirito Santo non si lega a epoche o mode che passano, ma porta nel oggi l'attualità di Gesù risorto e vivo. E in che modo lo Spirito Santo fa questo? Facendoci ricordare. Ecco il secondo verbo, ricordare. Cosa vuol dire ricordare? Ricordare vuol dire riportare al cuore, ricordare. Lo Spirito riporta il Vangelo nel nostro cuore. Avviene come per gli Apostoli. Avevano ascoltato Gesù tante volte, eppure lo avevano compreso poco. A noi succede lo stesso. Ma da Pentecoste in più, con lo Spirito Santo, ricordano e comprendono. Accolgono le sue parole come fatte apposta per loro e passano da una conoscenza esteriore, una coscienza di memoria, a un rapporto vivo, a un rapporto convinto e gioioso con il Signore. È lo Spirito a fare questo, a far passare dal sentito dire alla conoscenza personale di Gesù che entra nel cuore. Così lo Spirito ci cambia la vita, fa sì che i pensieri di Gesù diventino i nostri pensieri. E questo lo fa ricordandoci le sue parole, portando al cuore oggi le parole di Gesù. Fratelli e sorelle, senza lo Spirito che ricorda Gesù, la fede diventa smemorata. E tante volte la fede diventa un ricordo senza memoria. Invece la memoria è viva e la memoria viva la porta allo Spirito.
E noi proviamo a domandarci, siamo cristiani smemorati? Magari basta una contrarietà, una fatica, una crisi per dimenticare l'amore di Gesù e cadere nel dubbio della nostra paura? Guai, stiamo attenti di non diventare cristiani smemorati. Il rimedio è invocare lo Spirito. Facciamolo spesso, specialmente nei momenti importanti, prima delle decisioni difficili e in situazioni non facili. Prendiamo in mano il Vangelo, invochiamo lo Spirito. Possiamo dire così: vieni, Santo Spirito, ricordami Gesù, illumina il mio cuore. Una bella preghiera questo. Vieni, Santo Spirito, ricordami Gesù, illumina il mio cuore. La diciamo insieme? Vieni, Santo Spirito, ricordami Gesù, illumina il mio cuore. Io non ho sentito, forse sono sordo, lo diciamo insieme. Vieni, Santo Spirito, ricordami Gesù, illumina il mio cuore. Grazie. Poi apriamo il Vangelo e leggiamo un piccolo passo lentamente. E lo Spirito lo farà parlare alla nostra vita. La Vergine Maria, piena di Spirito Santo, accenda in noi il desiderio di pregarlo e di accogliere la parola di Dio. Regina Celi e Letare, alleluia. Via quem Christi portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et Letare, Virgo Maria, alleluia. Via surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione infilitui Domini nostri Gesù Cristi, mundum letificare dignatus est. Presta questum ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideribus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, a Pentecoste il sogno di Dio sull'umanità diventa realtà. 50 giorni dopo la Pasqua, popoli che parlano lingue diverse si incontrano, si capiscono. Ma ora, a 100 giorni dall'inizio dell'aggressione armata all'Ucraina, sull'umanità è calato nuovamente l'incubo della guerra, che è la negazione del sogno di Dio. Popoli che si scontrano, popoli che si uccidono, gente che, anziché avvicinarsi, viene allontanata dalle proprie case. E mentre la furia della distruzione, della morte imperversa e le contrapposizioni divampano, alimentando un'escalation sempre più pericolosa per tutti, rinnovo l'appello ai responsabili delle nazioni. Non portate l'umanità alla rovina, per favore. Non portate l'umanità alla rovina. Si mettano in atto. Si mettano in atto veri negoziati, concrete trattative per un cessate il fuoco e per una soluzione sostenibile. Si ascolti il grido disperato della gente che soffre, lo vediamo sui media tutti i giorni. Si abbia rispetto della vita umana, si fermi la macabra distruzione di città e villaggi dappertutto. Continuiamo per favore a pregare, a impegnarci per la pace senza stancarci.
ieri a Beirut, sono stati beatificati due frati minori cappuccini, Leonardo Melchi e Tommaso Giorgio Salé, sacerdoti e martiri uccisi in odio alla fede in Turchia, rispettivamente nel 1915 e nel 17. Questi due missionari libanesi, in un contesto ostile, diedero prova di incrollabile fiducia in Dio e di annegazione per il prossimo. Il loro esempio rafforzi la nostra testimonianza cristiana. Erano giovani, non avevano 35 anni. Un applauso ai nuovi beati. Ho appreso con soddisfazione che la tregua nello Yemen è stata rinnovata per altri 2 mesi, grazie a Dio e a voi. Auspico che questo segno di speranza possa essere un ulteriore passo per mettere la parola fine a quel sanguinoso conflitto che ha generato una delle peggiori crisi umanitarie dei nostri giorni. Per favore, non dimentichiamo di pensare ai bambini dello Yemen. Fame, distruzioni, mancanza di educazione, mancanza di tutto. Pensiamo ai bambini. Desidero assicurare la mia preghiera per le vittime delle frane causate dalle piogge torrenziali avvenute nella regione metropolitana di Recife, in Brasile. E saluto tutti voi, romani e pellegrini. Saluto l'Associazione Avvocatura in Missione, i membri del Movimento Internazionale Riconciliazione e del Movimento Non Violento, i gruppi di scout francesi San Luis, la Società di San Vincenzo de Paoli e la Fraternità Evangelii Gaudium. Saluto i fedeli di Piacenza d'Adige, il coro di Castelfidardo, i ragazzi di Pollone e quelli di Cascina di Pecchi. E ricordo quando ho visitato tanti anni fa i pellegrini provenienti dai santuari antoniani di Campo San Piero e i ciclisti di Sarcedo. E anche saluto i ragazzi dell'Immacolata. Esprimo la mia vicinanza ai pescatori, pensiamo ai pescatori che a causa dell'aumento del costo del carburante rischiano di dover cessare la loro attività, e la estendo a tutte le categorie di lavoratori gravemente penalizzati dalle conseguenze del conflitto in Ucraina. Prego per voi, pregate per me. A tutti auguro una buona domenica. Buon pranzo e arrivederci.